libero del mondo, si è fatta con una prospettiva sobria, si è fatta con senso di parte, con senso di fazione, non serve a niente. Qui dobbiamo cercare di amministrare bene Teramo. Con il ballottaggio si apre una nuova storia, tra l'altro la partita sarà tra la discontinuità che noi rappresentiamo e la continuità con la vecchia amministrazione che è rappresentata dalla coalizione centrodestra. Buonasera e bentrovati all'appuntamento con l'appello del candidato speciale ballottaggio dedicato questa volta al ballottaggio nel comune di Teramo. Come avete visto dalla intro, si sfidano Gian Donato Morra per il centrodestra e Gian Guido D'Alberto per il centrosinistra. Entrambi do il benvenuto nei nostri studi. Buonasera. Buonasera, grazie. E, ricapitolo rapidamente il risultato del primo turno. Gian Donato Morra in vantaggio con 10.638 voti, il 34,6%, sostenuto dalle liste di Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, Popolo della Famiglia, Futuro In e Oltre Teramo 2023. E poi Gian Guido D'Alberto ha ottenuto 6.492 voti, il 21,1%, ed è sostenuto dalle liste civiche Insieme Possiamo, Teramo Vive e Teramo 3.0 e poi dal Partito Democratico. Vi presento anche i colleghi giornalisti che con me condurranno questo dibattito: Valentina Procopio, collaboratrice del Messaggero, buonasera, e Tania Bonici Castelli, la nostra redattrice di Teramo. Iniziamo il nostro dibattito partendo dalla domanda di Valentina Procopio. La prima domanda è quasi doverosa e riguarda un po' il punto sulla questione degli accordi politici. Dunque, non sono stati fatti collegamenti ufficiali tra le liste, non sono stati fatti apparentamenti, ma ci dobbiamo aspettare nuovi colpi di scena o la situazione è cristallizzata così com'è? In particolare a Morra volevo chiedere anche se come mai è saltato l'accordo che sembrava in porto con Cavallari. Allora, i candidati hanno 2 minuti e mezzo di tempo ciascuno per rispondere. Partiamo dallo sfidante, da chi è in svantaggio al primo turno, da Gian Guido D'Alberto. Grazie. Sì, per la questione apparentamenti è stata, per quanto mi riguarda, chiara fin dal primo turno. Io mi sono espresso sempre in senso contrario, sia in termini di proposta, di apparentamento, eventuale accettazione, perché credo che comunque si debba andare avanti con questa proposta con grande coerenza, che sarà messa in campo con grande coerenza fin dal primo turno. In questa fase noi ci siamo aperti ad un confronto non tanto e non solo con i candidati alla carica di sindaco sconfitti al primo turno, ma soprattutto con i cittadini. Abbiamo chiesto un apparentamento, se possiamo utilizzare così questo termine, ovviamente non tecnico e non formale, alla cittadinanza, agli elettori, un'apertura rispetto ad un progetto che si vuole proporre in grande discontinuità rispetto al passato. Ora, è chiaro che gli altri 6 candidati alla carica di sindaco hanno parlato nel corso del primo turno un linguaggio di discontinuità e di rottura rispetto alla vecchia amministrazione. Per questo motivo, soprattutto nei confronti degli elettori, ci siamo aperti ad un confronto, ad un collegamento, ad un'apertura relativa proprio, che fosse legata proprio a questa esigenza di discontinuità. Il dialogo c'è stato però sui temi, un confronto sul piano programmatico, che quindi avesse alla base degli accordi non tanto di tipo politico ma di tipo programmatico. Quindi se alla domanda se dobbiamo aspettare qualcosa nei prossimi giorni, io risponderei serenamente di no, se non un dialogo che continua, che prosegue sotto l'aspetto però strettamente programmatico sui temi, un confronto sulle questioni che non è legato solo esclusivamente a un rapporto con gli altri candidati, ma a tutta la città, alle forze civiche, sociali, alle quali noi vogliamo aprire il nostro progetto. Quindi questa è la finalità, questo è il tema. Per quanto riguarda la vicenda, da ultima di attualità, legata a Giovanni Cavallari, il problema è stato proprio questo. La nostra apertura c'è stata con grande convinzione, è stato proprio il sottoscritto a intervenire per primo, a muoversi per primo. La risposta è stata però una risposta legata solo esclusivamente a una questione di apparentamento formale, quindi una questione legata ad uno scambio di poltrone che, per quanto ci riguarda, non ci interessa, perché la discontinuità dobbiamo dimostrarla anche e soprattutto nei metodi. Grazie a Gian Guido D'Alberto, che è stato nei tempi. Parola a Gian Donato Morra.
Ma con riferimento a questa domanda, ero stato chiaro anche perentorio sugli apparentamenti, l'avevo detto sui giornali, l'avevo detto in ogni intervista e avevo detto che non avrei fatto apparentamenti, quindi non c'è stato nessun apparentamento che ha dato male, in quanto tutti sapevano che non li avrei fatti. C'è anche un motivo specifico, l'apparentamento formale poi presuppone anche il venir meno di alcuni candidati eletti con il sindaco di riferimento ad onta di altri, quindi io non vedo perché dovevo privarmi di alcuni eletti che hanno creduto in me o in loro per un accordo che poi nessuno mi ha chiesto e a nessuno è stato chiesto. Quindi sugli apparentamenti non c'è stato neanche dialogo, perché l'avevo detto chiaramente, chi mi conosce sa che se dico una cosa poi la faccio. Chiaro che adesso c'è una fase di discussione, perché ci sono 5 liste che non vanno al ballottaggio con me e con Gian Guido, ci sono tante persone, ci sono tante storie personali e credo che un incontro e uno scambio di idee principalmente con i cittadini, ma molti cittadini, visto il numero di candidati, sono anche elettori, erano anche candidati. Ci sono persone che hanno avuto esperienze politiche nel centrodestra, non sto parlando delle fasi apicali, parlo proprio di elettori e parlo anche di candidati che hanno avuto buoni risultati. È chiaro, c'è una fase di confronto sul discorso delle eventuali assonanze, eventuali percorsi da riprendere, quindi ci si può aspettare sicuramente delle novità. Per quanto riguarda poi i principali candidati, penso che alcuni si siano espressi in maniera chiara. Mauro Di Dalmazio ha detto che ha lasciato liberi i suoi elettori, Cavallari ha lasciato liberi i suoi elettori, poi da una battuta simpatica di apprezzamento nei miei confronti si è costruito 3 giorni di tutto e il contrario di tutto. Credo che in una piccola città ci possano essere delle stime reciproche, ma non soltanto fra le persone di cui sto parlando adesso. È chiaro che sto lavorando con forza. Per quanto riguarda il rinnovamento, io non sono mai andato in comune se non 20 anni fa come consigliere d'opposizione e mi ero anche distinto. Sono uno che cerca di lavorare, lavorerò forte per Teramo e questa mia, come si può dire, passione, questa forza credo che sia stata già certificata al primo turno. Sentiamo la domanda di Tania Bonici Castelli. Io entro adesso un pochino nello specifico. Ecco, dall'analisi del voto è emerso che le frazioni di Teramo hanno premiato il centrodestra, ma in particolare alcuni sindachetti di zona, chiamiamoli così, che da anni sono dei referenti di questi cittadini, come se ci fosse una scollatura tra la periferia e la città, il centro della città. Allora io vi chiedo, voi avete immaginato nel vostro programma delle azioni di integrazione tra frazioni e Teramo, proprio affinché un cittadino della periferia si senta adeguatamente rappresentato? Sentiamo da Alberto. Sì, questo è un tema centrale. Noi abbiamo riscontrato, insomma, uno scollamento forte tra il centro, l'area urbana e le periferie e le frazioni, sia in termini proprio di collegamenti logistici, quindi parliamo dei trasporti, di infrastrutture, ma anche e soprattutto come comunità. Questo è un problema enorme e dobbiamo ripartire proprio dalle periferie e dalle frazioni per ricucire in modo complessivo la nostra città. Noi abbiamo detto, diciamo continuamente, che questa città o per tornare a essere un capoluogo di provincia degno di questo nome, o cresce tutta insieme, quindi nel suo complesso armonico tra centro e periferia, altrimenti non torna a crescere. Non torna a crescere, in parte i problemi sono legati anche al sisma, pensiamo a quartieri periferici come Collaterrato, ma non solo, in tante altre frazioni che sono letteralmente abbandonate a causa del sisma. In realtà è stata messa in campo una politica legata alle frazioni decisamente negativa in questi anni. Come poter ricucire? Innanzitutto sotto l'aspetto logistico, quindi pensando ad una rigenerazione urbana e una riqualificazione che tenga insieme e riparta proprio dal rapporto tra centro, periferie e frazioni, ma anche dal punto di vista istituzionale, anche per superare un po' quel problema che diceva giustamente lei, non è possibile che la risposta alle frazioni sia legata alla presenza di un consigliere o di un assessore di riferimento. Questo è un sistema che deve assolutamente finire, anche perché alimenta la clientela, alimenta la cultura del favore al posto della cultura dei diritti. Noi nel nostro programma abbiamo proprio scritto nel primo punto questo tema, cioè eliminare la cultura del favore dei diritti, la cultura del favore, un favore, scusate, gioco di parole, dei diritti, partendo proprio dalla partecipazione.
Noi crediamo che, sia necessario istituire dei comitati, ad esempio di quartiere e di frazione, istituzionalizzati, appunto secondo quanto prevede il nostro statuto, proprio per ricucire il rapporto tra istituzioni e comunità, soprattutto frazionali, perché siano le frazioni, siano i territori delle periferie a decidere sul loro destino, anche e soprattutto ad esempio sulle risorse che vengono destinate ai territori frazionali. Penso ad esempio all'istituto del bilancio partecipato, cioè dice: noi destiniamo a quella frazione un tot di risorse, sia la frazione a decidere come spenderle, ma anche a controllare come vengano spese. Quindi creare una serie di istituti partecipativi che consentano veramente di eliminare, diciamo così, questo legame con il consigliere o l'assessore di turno che pensa solo alla frazione, perché altrimenti succede che le frazioni più fortunate, magari, o le periferie più fortunate, hanno dei vantaggi rispetto ad altre, quindi ci sono territori che crescono meglio, su che hanno più risposte rispetto ad altri, questo non è più tollerabile. Grazie a Gian Guido D'Alberto, prego. Ma ho notato anch'io poi questa particolarità delle frazioni, però va detto per precisione che poi anche questo è stato bipartisan, quindi se c'è una frazione che ha visto prevalere il centro-sinistra, è uguale a una frazione dove probabilmente ci sono persone che riescono a rappresentare anche bene i bisogni di una frazione senza, ma non è una polemica, senza che questo poi sia clientela o meno, perché altrimenti il voto di Miano sarebbe clientelare come il voto di altre frazioni, ma non era questo che intendevo dire. Io ho parlato di chiudere Teramo con un abbraccio che parte dalle frazioni e che arrivi poi a stringere al centro. È chiaro che anch'io sono d'accordo su una maggiore democrazia partecipativa, però che non ci sia quella deriva per la quale gli eletti non valgono nulla e alcuni comitati valgono tutto. Bisogna avere un elenco preciso dei comitati, la qualità, la trasparenza e la rappresentatività degli stessi, perché alcune volte nascono come i funghi e i funghi si raccolgono in montagna, non in politica. Però c'è sempre la sacralità del Consiglio, c'è sempre la sacralità delle commissioni, delle scelte politiche, però c'è una condivisione, quella del bilancio partecipato, adesso io la vedo molto positivamente, perché quando ci sono dei fondi non si può intervenire ad esempio così a spot su una frazione, ma anche il confronto per dire come, cosa vi serve, cosa preferireste, è una cosa molto intelligente, quindi sono d'accordo. La problematica è un'altra, ci riflettevo ieri perché sono andato a vedere Pompieropoli, non ero stato invitato, passavo con la macchina con mia moglie e ho visto Pompieropoli, che cos'è? Sono andato a vedere, probabilmente molti cittadini neanche lo sapevano, credo che anche la comunicazione delle manifestazioni sia importante. C'è una piazza a piano d'accio che è immensa, piana, verde e nello stesso tempo con ombra, e potrebbe essere una piazza importante non solo per i cittadini operosi di piano d'accio, ma potrebbe essere anche una piazza sfruttata per certi tipi di mercati, certi tipi di iniziative. Questo è il punto, raggiungere tutti i posti dove ci sono già delle strutture e crearne altre, perché se riusciamo a far comprendere a tutti i cittadini che la specificità di Spiano può essere uguale a quella di piano d'accio del secondo quartiere di Teramo, che San Nicolò, e tutti li mettiamo insieme, ci vuole un buon lavoro di intelligenza e non la rappresentatività spicciola. Centro e periferie significa anche commercio, impostazione della politica industriale e del lavoro. A questo proposito sentiamo la questione che pone Gloriano Lanciotti, che è presidente della Camera di Commercio di Teramo, questione che pone ovviamente ai candidati e poi loro risponderanno. Sentiamolo. Teramo è bella, Teramo è una bella città, Teramo è una città purtroppo da molti anni dimenticata. Io credo che prima di tutto chi sarà il sindaco ci dovrà mettere passione, entusiasmo e anche concretezza nel risolvere i problemi. Il primo problema è il centro storico, come riportare al centro storico i cittadini, come far ritornare il centro storico bello, attraente anche per i turisti. L'altro argomento è l'area produttiva, per esempio di Villa Pavone, che è l'area adiacente proprio al centro, che secondo noi, secondo quello che si sente dagli imprenditori, è abbandonata. Quindi ha bisogno di essere rivitalizzata. E quali proposte, quali idee hanno per far sì che quest'area ritorni a essere un punto di riferimento per l'occupazione e per l'impresa di questo comune? Allora, abbiamo sentito quello che ci ha detto Lanciotti, continuiamo con le risposte, sentiamo D'Alberto, poi Morra.
Sì, il tema del centro storico è centrale. È centrale, la riqualificazione del centro storico è uno dei punti fondamentali del nostro programma, perché soprattutto in questi anni il centro storico ha vissuto, purtroppo anche a causa del sisma, un percorso di svilimento che ha danneggiato sia l'immagine complessiva della città, ma purtroppo anche tante attività commerciali. Noi dobbiamo in primo luogo ricucire la ferita dei lavori di Corso San Giorgio. Hanno lasciato un'enorme ferita, i ritardi nei lavori, anche le modalità con cui sono stati svolti e così, la fase conclusiva che ha prodotto diversi danni alle attività commerciali. Noi dobbiamo intervenire con grande forza innanzitutto per completare l'arredo di quello che è il corso principale della città, anche a causa dei danni all'immagine che ha subito la città per questi ritardi, intervenire per un ristoro nei confronti delle attività commerciali che hanno subito danni enormi e chiarire anche le responsabilità per quello che è successo. Ovviamente il centro non è solo legato a Corso San Giorgio, ma anche a una riqualificazione del decoro urbano per tutte le aree limitrofe e anche, penso soprattutto, ad una riqualificazione di quell'area che va da Largo del Teatro via Muzzi e arriva fino a Piazza Verdi con il mercato coperto, che costituisce sicuramente una enorme risorsa culturale per la nostra città. Noi pensiamo che, anche per rispondere al tema che poneva Gloriano, sia fondamentale legare a una vocazione commerciale, a un recupero dell'attività commerciale e produttiva del nostro centro storico, potenziare le straordinarie risorse culturali. Una su tutte è il Teatro Romano. È gravissimo che ci troviamo in una situazione in cui non abbiamo ancora il progetto esecutivo che ci consenta appunto di mettere a sistema e completare un'opera con un recupero pieno e funzionale di una risorsa straordinaria per il nostro territorio, oltre ovviamente al recupero di tutto il patrimonio museale che la nostra città ha, con una progettualità concreta che punti sul valore culturale della città di Teramo. Per quanto riguarda invece la zona industriale Villa Pavone, dobbiamo intervenire con una riqualificazione concreta, piena, oltre che attraverso un intervento di riduzione, ad esempio penso alla tariffa sui rifiuti che sta pesando gravemente su tutte le attività, anche sulle attività artigianali, ma intervenire per una riqualificazione che consenta innanzitutto, attraverso una sburocratizzazione, di agevolare le attività artigianali in quell'area, perché purtroppo in questi anni il peso della burocrazia comunale soprattutto ha inciso negativamente, ovviamente oltre ad una tassazione, penso ai rifiuti, che è stata decisamente elevata. Prego Morra. Il centro storico, i lavori non sono ancora completati, quindi praticamente c'è il passaggio delle consegne dalla vecchia amministrazione al commissario al nuovo sindaco, quindi un'attenzione particolare, una severità rinnovata e anche poi vedere lo stato dell'arte, perché so ad esempio che sulla questione arredamenti qualcosa è già in itinere, vedere se vanno bene, vedere se si possono cambiare o se vanno bene lasciare quelli. C'è il problema dell'illuminazione, quindi quell'opera va completata e la prima cosa da fare è anche trovare quelle soluzioni tecniche, ad esempio per i vari ingressi dove ci sono dei gradini, va resa fruibile da subito e non in tempi lunghi, perché credo che anche la problematica, quella dell'interruzione dei lavori, quasi un anno per voluta dei beni culturali, ormai sia superata. Poi c'è tutto un discorso di stimolare quelli che sono le attività commerciali, sia nell'ottica dei nuovi insediamenti dove si possono prevedere delle detassazioni forti, nelle norme e nel rispetto del bilancio, perché qua non sta promettendo nessuno, è una campagna elettorale molto sobria. E poi anche vedere quelle che possono essere le logiche del baratto amministrativo, di una collaborazione fra tutti i commercianti ed altri, e che possono portare a delle detassazioni, ma il quadro poi dei rifiuti è molto più completo, non è in queste piccole operatività che lo andiamo a risolvere, sarebbe semplicistico. Teatro Romano, un ulteriore impulso. Quello che toccherà al Comune deve essere fatto in tempi veri, così vedremo se i soldi stanziati dalla Giunta Chiodi per il Teatro Romano, 1,5 milioni tolti da Luciano D'Alfonso, possono tornare al loro posto. È chiaro che faremo di tutto per metterlo in difficoltà. Per quanto riguarda Villa Pavone, pur non sapendo di fare il candidato sindaco, credo che un grande contributo l'ho già dato,
finanziando e stanno finendo i lavori per il sottopasso, per il famoso sottopasso che elimina il passaggio a livello, che era una delle problematicità di quella zona. Poi va rafforzata, ma nell'ottica del lavoro e delle zone artigianali industriali bisogna riconvertire, parlando con l'ARAP, che non è un ente comunale ma regionale, quei contenitori nell'ottica del futuro. Ad esempio, piccolo esempio, un capannone di 5.000 metri quadri non è più appetibile, forse diviso in tre parti potrebbe essere appetibile per nuove start-up, per nuove forme. Dobbiamo andare incontro al futuro. Grazie anche a Gian Donato Morra. Secondo giro di domande, questa volta invertiremo l'ordine delle risposte, prima Morra e poi D'Alberto. Ritorno da Valentina Procopi. In queste settimane avete fatto un vero e proprio tour de force tra quartieri e frazioni. C'è qualche storia, qualche testimonianza che avete raccolto che vi ha colpito maggiormente dal punto di vista umano? Morra. Tocca a me. Sì. Beh, io ho incontrato in maniera particolare alcuni sfollati della ricostruzione e ho visto un'umanità e la vera teramianità proprio nelle persone più in difficoltà. Uno sfollato di Collaterrato mi ha detto di avere una casa in autonoma sistemazione più bella di quella dove lui viveva. Però lui vuole tornare là perché ci sono nati i suoi figli e lo diceva con grande commozione. Io credo che bisogna ripartire da là. E poi in giro la cosa più bella che ho trovato, ad esempio, che in alcune frazioni, ad esempio Spiano, dove ci abitano 5 persone, ho fatto una riunione politica con 90 persone. Erano tornate apposta per la riunione. Loro vogliono tornare là perché lì sono nati. Adesso ci sono grandi difficoltà perché, lo sapete, in alcune zone il terremoto ha colpito e in alcune zone no. Però questi cittadini sono proprio l'anima del vero Abruzzo. Loro praticamente quasi pre-montagna, Spiano. Vogliono la loro piazza, vogliono dire, vogliono avere un loro mercatino, vogliono tornare e vedere gente che quel giorno era tornata da Roma per ascoltare un candidato, l'avranno fatto sicuramente con tutti, è stata una bellissima cosa. Io credo che, visto che questa domanda è meno tecnica, si può dire anche qualcosa, credo che tanta gente rivoglia un'umanità della politica, un'umanità dell'amministrazione, voglia sentirsi raggiunta, voglia un sindaco che magari a messa, se ci va, io ci vado, vada anche nelle non solo nella parrocchia di casa, perché ti invitano, vogliono comunicare. I cittadini credo che abbiano un'anima che richiede un nuovo tipo di approccio. Siccome io sulla ricostruzione mi ci sto battendo per umanità, non per altri motivi, credo che bisogna pensare seriamente, ad esempio, e per quello non faccio il comizio in Piazza Martiri con la Meloni, ma la portiamo a Collaterrato, perché probabilmente va diviso il problema della ricostruzione provata da quello degli edifici pubblici, ma da quello dell'ATER, perché probabilmente tanta gente meno abbiente deve avere dalla risposta da un ente che sicuramente è in difficoltà, sicuramente è stato in ritardo anche nella sostituzione del commissario. Credo che sia ora che il sindaco, chiunque sia, debba affiancarsi a delle persone che forse hanno meno voce di grandi professionisti che hanno avuto le loro proprietà distrutte. E in quel senso abbiamo fatto questa scelta. Grazie Morra. Allora, D'Alberto. Sì, prego. Certamente il tema che abbiamo toccato sotto il profilo umano è quello della ricostruzione e degli sfollati, perché è legato al diritto alla casa, è legato al diritto alla vita, perché sostanzialmente perdere la propria abitazione, sganciarsi dai propri affetti, ovviamente è inevitabilmente, diciamo così, la perdita più significativa che abbiamo riscontrato, e dal punto di vista umano la percezione è stata molto forte. È chiaro che è molto importante la presenza di un sindaco che svolga il proprio ruolo anche a prescindere, anche al di là delle proprie competenze. Quindi che sappia mettere a sistema e mettere insieme tutte le istituzioni, proprio anche andando oltre le proprie competenze istituzionali, perché questo lo abbiamo percepito con grande forza, perché siamo perfettamente consapevoli con Gian Donato che il sindaco è la prima figura che poi si trova a doversi confrontare con il cittadino. È chiaro che il cittadino non ha bisogno di passerelle elettorali in campagna elettorale, magari anche da chi non ha responsabilità di governo, ha bisogno invece di risposte concrete, ha bisogno di tempi certi. Una questione mi ha colpito molto, dove insomma, i cittadini ci chiedono: dateci tempi certi e veritieri.
sostanzialmente non prendeteci in giro, perché purtroppo in passato è avvenuto troppo spesso che si è verificata un'attività di illusione, illusoria nei confronti dei cittadini. Penso soprattutto al quartiere di Collaterrato e penso, oltre alle famiglie che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni, penso anche alle attività produttive che stanno rischiando veramente un forte impatto per un quartiere rispetto al quale non c'è solo ed esclusivamente una questione legata allo spopolamento di un'area o di un'altra. Lì si parla proprio di una comunità che rischia di crollare a causa del sisma e dei ritardi che l'ATER purtroppo ha lasciato, che abbiamo riscontrato nel corso di questa campagna elettorale, ma che in realtà erano noti anche in passato, e forse, anzi sicuramente, la vecchia amministrazione comunale doveva muoversi diversamente nella fase proprio immediata al post sisma. Su Collaterrato noi abbiamo con grande chiarezza mandato il messaggio secondo cui il Comune deve svolgere un ruolo di guida, perché lì è necessario un piano specifico, un piano ad hoc per quell'area, perché è una peculiarità all'interno del recupero e legato ovviamente anche alle competenze dell'ATER. Seconda domanda per Tania Bondici Castello. Ecco, stavo venendo qui a Silvi, aspettavo un amico con la macchina e c'era già un primo sopralluogo all'ex manicomio. Stavano iniziando un... Allora mi è venuto in mente di chiedervi questo, che il recupero dell'ex manicomio di Teramo è veramente il più grande progetto di rilancio che Teramo ha, culturale, universitario, artistico, no? Voi dovrete da sindaci poi avere a che fare con l'università che gestirà il progetto. Come pensate di interfacciarvi con l'università? Quale tipo di sinergia, insomma, troverete con l'Ateneo? Una piccola precisazione, non è una passerella perché è Collaterrato, perché viene anche l'onorevole Trancassini, che è in commissione che si occupa di questi lavori, e ha ottenuto con forza che la prossima riunione che qualcuno voleva, bipartisan, volevano fare a settembre, è stata anticipata al 12 luglio. Quindi ci stiamo lavorando anche con persone competenti, non è una polemica, è un'informazione. Con l'università ci dobbiamo rapportare, io sto ascoltando, non ho mai un conflitto con chi non ha le mie idee politiche, poi l'università è l'università, non ci sono rappresentanti politici, se ogni tanto qualcuno adombra candidature, poi questo non mi interessa, l'università è un ente d'eccellenza teramano. Dobbiamo rapportarci prima di tutto per far trovare la macchina amministrativa pronta, perché se questi lavori partiranno, io non ho visto il sopralluogo, sarà invitato il nuovo sindaco, spero, ma sono sicuro di questo, però una cosa non mi è piaciuta. Credo che sia un approccio sbagliato. L'opera è importantissima, non solo culturale, ma anche storico, perché nella storia di questa città c'è stato il più grande ospedale psichiatrico e molte delle teorie in quel settore, che poi hanno portato alla legge Basaglia, vengono da Teramo, perché era veramente il fulcro, quell'ospedale, non la città, il fulcro delle tutte le teorie psichiatriche in Italia. Con l'università bisogna discutere, però io ho sentito che l'università mette a nostra disposizione il progetto, nel senso che lo offre alla città e spera di portarlo avanti. Per una battuta mi hanno detto, però il comune deve mettersi a disposizione, poi se ho capito male sono contentissimo, però mi dice, però il comune sì, deve metterci a disposizione tutte le strutture, la macchina amministrativa deve velocizzare, e noi questo, secondo me, una volta che parte il progetto deve essere anche qualcuno dei nostri migliori dipendenti deve essere deputato ad hoc, perché questa è un'opera che cambia la città. Però credo che il comune possa dire, magari suggerire un'idea, dare un'indicazione sociale per l'utilizzo, parlo a un centro di lettura degli anziani, ci facciamo avere l'idea. Dovremmo fare una cosa sinergica, certo, l'appalto è loro, i lavori, i fondi sono di riferimento di altri enti, però il Comune di Teramo penso che debba avere una grande capacità di collaborazione tecnica, anche umana, grande disponibilità, ma nello stesso tempo crediamo anche che se abbiamo qualche idea positiva vorremmo trovare dei riscontri, perché non si può poi, è come, non è un manufatto da mettere su Teramo, da costruire insieme. Sentiamo da Alberto. Sì, il tema dei rapporti con l'università è centrale. Centrale perché credo che il rapporto comune-università sia vitale sia in una direzione che nell'altra. Cioè, l'università non può fare a meno di un'azione dell'amministrazione comunale che sia così orientata a valorizzare l'Ateneo, ma il rapporto è inverso, anche l'Ateneo non può ovviamente rinunciare a svolgere un ruolo fondamentale anche per la città.
Vede, io penso che in questi anni non c'è mai stata una risposta alla domanda. Teramo vuole, deve essere una città universitaria, sì o no? Io credo di sì. Questa domanda dobbiamo dare una risposta finalmente positiva. Teramo deve essere una città universitaria, questo vuol dire che l'università deve essere posta al centro dell'azione politica comunale. Finora il problema dell'università purtroppo è stato, forse anche inevitabilmente per la scelta di aver collocato l'università nella zona dei Costi Sant'Agostino, declinato solo esclusivamente come un problema logistico. Non è questo il tema è, deve essere l'azione politica del comune centrale dedicata all'università, quindi è che noi parliamo di università al centro come obiettivo politico, come obiettivo dell'azione politica. Per fare questo dobbiamo agire innanzitutto sul piano istituzionale. In questi anni è mancato un dialogo istituzionale costante, permanente, una collaborazione con l'università. L'esempio, il caso della funivia è stato un esempio eclatante. Io vorrei ricordare che addirittura è stato impedito al rettore di partecipare ai lavori della commissione e del consiglio per discutere del problema funivia. Poi si può essere d'accordo o meno, ma c'è stato uno sgarbo istituzionale che ha, per finalità meramente politiche, dimostrato come ci sia uno scollamento netto, una spaccatura netta, ci sia stata una spaccatura netta tra l'ateneo e l'istituzione comunale. Questo non è più possibile, quindi noi avvieremo un tavolo, una collaborazione istituzionale permanente, quindi una sorta di commissione, conferenza, poi vedremo come articolarla con l'università in modo tale che ci sia un'azione organica, e questo per il livello istituzionale, e poi mettere in campo una serie di azioni che servano per ricucire il rapporto fra la comunità studentesca e la comunità teramana, che in questi anni purtroppo non è stato alimentato oppure non è stato facilitato dalle azioni che sono state messe in campo. Penso a una serie di interventi legati agli affitti, penso a una serie di interventi legati al potenziamento del trasporto e del collegamento con l'area di Colle Parco, penso ad una serie di azioni che mettano lo studente veramente al centro, perché credo che sia la vocazione universitaria di Teramo sia un punto centrale per il rilancio di Teramo come città capoluogo di provincia. Abbiamo sorvolato in precedenza il tema della ricostruzione, abbiamo anche ascoltato i candidati a questo proposito. Restiamo su questo argomento, andiamo ad ascoltare il secondo contributo, che è quello di Agrippino Valente, che è il presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Teramo, e sentiamo che questione pone ai candidati. Per quanto riguarda le grandi opere, le grandi problematiche che ha Teramo, come l'adeguamento delle scuole, come il nuovo ospedale, come il recupero del mercato coperto, oppure l'area dell'ex stadio comunale, sono argomenti che giustamente la politica, la nuova amministrazione dovrà affrontare, e noi ci auguriamo che come portatori di una professione intellettuale, ci auguriamo di essere sentiti e di sedere al tavolo della concertazione. Allora Valente chiede concertazione, Morra. Sì, conosco l'ingegnere, anzi lo saluto. Quando ho fatto l'assessore dei trasporti credo di aver lavorato tantissimo con la concertazione, da mettere in difficoltà anche alcuni miei alleati, perché le mie norme spesso venivano votate all'unanimità, in maniera particolare dal centro-sinistra, perché io lavoravo molto con i sindacati, perché su alcuni temi bisogna coinvolgere gli stakeholders, e in questo caso l'Ordine degli Ingegneri, l'Ordine degli Architetti è imprescindibile. Credo che ci siano delle opere diverse, un approccio diverso. Su alcune opere noi sappiamo ad esempio che dal vecchio comune comunque derivano anche dei finanziamenti tipo bando della periferia, c'è in itinere tutta la discussione tecnica sul vecchio stadio, quindi principalmente dobbiamo andare a guardare quello che è lo stato dell'arte, che non è detto che poi magari se fossi stato io all'inizio avrei fatto le stesse cose, però bisogna, siccome non si può cancellare un iter burocratico, bisogna al massimo migliorarlo. Io non so benissimo ad esempio sul vecchio stadio qual è la situazione, non sono mai stato in comune, credo che si sia andati avanti e si sia fatta anche un'idea di progettualità, non so fino a che punto, sul riguardo della scuola. Quindi bisogna vedere prima che cosa ci sta e quali sono state le interlocuzioni tecniche e poi andarle a seguire. Se poi non c'è nessuna interlocuzione tecnica, è chiaro, si apre un concorso di idee, si apre un dibattito. Stessa cosa per il mercato coperto. È chiaro che lì il mercato coperto, non bisogna ragionare in termini di mercato coperto. A 50 metri c'è il Teatro Romano.
e bisogna ragionare in termini di quell'area. Bisogna vedere, sì, il finanziamento non è stato perso, però bisogna vedere poi la vera individuazione. Faccio la prima provocazione, mercato coperto, siccome dobbiamo andarci in comune, dobbiamo vedere, ma bisogna ristrutturarlo così come sta per continuare la fruizione o averne un altro utilizzo che può essere, ma dico una battuta, non ci ho pensato, un garage bipiano e invece pensare di fare di quella piazza Campo dei Fiori di Teramo. La politica è anche sognare, la politica è anche confrontarsi con i cittadini, confrontarsi con tutti. Credo che sia basilare comunque il rapporto con gli ordini professionali, che a Teramo li abbiamo particolarmente qualificati. Credo che la concertazione aiuti in maniera particolare sia chi sta in maggioranza ma sia chi sta in minoranza. Piccola battuta, se fossi stato sindaco io l'avrei invitato il rettore, e se fossi stato minoranza sarei uscito per la non mancanza del rettore, tanto per capirci che ognuno di noi, sono convinto anche tu, noi portiamo anche il nostro carattere. Allora, sentiamo da Alberto. Sì, rispondo a questa battuta, noi siamo rimasti proprio per rivendicare il valore dell'università e mantenere quel finanziamento su Teramo che in realtà, e soprattutto sull'università, che in realtà è stato perso a causa di una scelta politica scellerata, dettata da forze politiche che oggi si ripropongono di nuovo ad amministrare questa città, che hanno costretto il Consiglio Comunale, questo noi abbiamo cercato di impedirlo, ad approvare una delibera scellerata per destinare quelle risorse ad un polo scolastico, pur sapendo che quelle risorse non potevano assolutamente essere destinate alla scuola. Questo per solo ed esclusivamente per fini politici di forze politiche che oggi si ripropongono di amministrare in maggioranza del centrodestra questa città. Detto questo, io penso che il tema del che poneva il Presidente dell'Ordine è centrale. Innanzitutto come pianificazione. La nostra città ha bisogno di una pianificazione complessiva, perché non si tratta solo di singole opere, va ripianificato completamente il territorio, e su questo punto io penso che il ruolo degli ordini, la condivisione di ogni scelta con gli ordini, sia degli ingegneri che degli architetti, ma non solo, perché io penso a una concertazione complessiva su tutte le scelte, su tantissime scelte, va ripianificata e riprogrammata in modo condiviso con i portatori di interesse, con tutti i soggetti che possono dare un contributo fondamentale per la crescita della nostra città. Qual è il tema centrale oltre alle singole opere? Il tema centrale che poneva il Presidente è la questione della ripianificazione del patrimonio scolastico. È una delle eredità più pesanti che ci lascia la precedente amministrazione, il patrimonio scolastico che ha dimostrato tutte le sue lacune alla prova degli eventi sismici del 2016-2017. Dobbiamo mettere in campo innanzitutto una ripianificazione che parta anche e soprattutto con il contributo degli ordini per una verifica complessiva degli indici di vulnerabilità sismica delle scuole, molte delle quali ne sono ancora prive. Perché ci sia un monitoraggio complessivo, prima ancora di pianificare e di promettere poli scolastici a destra e a manca, quindi va messa in campo una pianificazione che consenta, mettendo al centro ovviamente la sicurezza sismica per i nostri figli, consenta anche di ripianificare il patrimonio scolastico legandole alle esigenze del territorio, esigenze di carattere urbanistico e sociale. Voglio dire questo perché uno dei punti centrali è il collegamento delle scuole, ad esempio con il centro storico, e il collegamento delle scuole con le frazioni di cui abbiamo parlato prima, proprio per l'importanza e il rilievo che ha un edificio scolastico per la vita di una comunità. Grazie anche a Gian Guido D'Alberto. Allora iniziamo il terzo giro di domande ripartendo da Valentina Procopio. Abbiamo parlato di temi, parliamo di numeri. Come immaginate la vostra giunta ideale, con quanti assessori, e avete previsto anche l'ingresso di qualche tecnico esterno? Invertiamo l'ordine delle risposte, riparte dal Alberto. Noi non utilizzeremo il massimo del numero degli assessori, questo penso che sia una risposta che posso darle già con grande chiarezza. Piuttosto che di nomi, io parlerei di criteri. I criteri che noi vogliamo mettere in campo sono innanzitutto criteri non legati in alcun modo al numero di voti di preferenza. Quindi non è il numero di voti che attribuisce il diritto a svolgere l'incarico assessorile, ma puntiamo molto sulla competenza, quindi sul merito e sul legame con i progetti che costituiscono poi, diciamo così, gli obiettivi all'interno del programma. Vogliamo creare e distribuire le deleghe in modo sistematico, organico,
In questi anni abbiamo assistito a una distribuzione delle deleghe senza alcuna logica, alcun criterio sistematico. Noi ad esempio vogliamo mettere assieme la delega all'università con la delega alla pubblica istruzione e la delega alla cultura, in modo tale che si possa mettere in campo, attraverso il ruolo dell'assessore, un'azione coordinata e programmatica, organica, perché altrimenti abbiamo voci singole che si muovono senza una linea guida, un indirizzo politico unitario. Questo è un tema centrale. Altra questione, io chiederò agli assessori un tempo pieno, cioè devono essere assessori a tempo pieno, perché gli impegni che la prossima amministrazione comunale avrà, di cui dovrà farsi carico, saranno veramente numerosi. Innanzitutto perché l'eredità che ci lascia chi ci ha amministrato è pesantissima e quindi è necessario che ci sia una dedizione piena e totale all'attività comunale. Questo è un punto centrale, non ci sarà una distribuzione di deleghe legate al cosiddetto manuale Cencelli, quindi non saremo legati in alcun modo a quelli che sono i rapporti tra gruppi o forze, quindi saranno improntate con grande chiarezza, come dicevo prima, alla logica del merito e al legame con il programma. Di certo le posso assicurare che ci sarà una forte attenzione sulla univocità di intenti, quindi su un indirizzo politico chiaro, perché la litigiosità a cui abbiamo assistito in questi anni, quindi gli individualismi all'interno della giunta, hanno prodotto dei risultati devastanti che purtroppo oggi ancora paghiamo, e questo sarà sicuramente un aspetto centrale della prossima giunta comunale. Sentiamo Gian Donato Morra. Ma sicuramente, parlavamo prima di frazioni, la città deve essere rappresentata anche nella sua interezza, cogliendo quelle che sono le qualità, e non può essere più che un eletto, un assessore rappresenti la sua frazione. Probabilmente ci vuole anche la capacità di coinvolgere tutta la città in maniera che sia come rappresentanza che come competenza si abbia una visione d'insieme. Riguardo i numeri, anch'io non sono uno che si spreca tanto nelle previsioni, credo che dovremmo essere in norma con la legge senza andare poi a sfondare quelli che sono i tetti massimi. Le competenze sono sicuramente importanti, ci potrebbe essere anche qualche discorso di tecnici. Credo che sulla litigiosità Teramo ne abbia avuta tanta in tutte le parti, basti pensare che insomma un partito che è stato al governo della nazione fino a qualche tempo fa si è privato di molti dei suoi giovani, salvo poi dover recuperare accettando le candidature, ma qua faremo polemica. I conflitti in politica ci sono stati molti, ce ne sono molti in una fase di sconvolgimento politico. È compito del sindaco tenere ferma la barra dritta. Sono d'accordissimo sugli assessori a tempo pieno, con un sindaco non a tempo pieno, un sindaco dedicato, come una canzone di Anna Oxa, deve occuparsi di quello, perché non deve soltanto pensare all'amministrazione di Teramo, perché il futuro sindaco ha delle scommesse incredibili anche nel rapporto con la regione. Tenete presente che ci sono anche altre problematiche, a ottobre si vota anche la provincia. Credo che nessuno di noi due si auspichi una provincia spuria, meticcia, come questa che c'è adesso, dove c'è tutto il contrario di tutto. La prossima provincia dovrà avere un seme politico. Io mi occuperò anche di indirizzare la mia coalizione a un'univocità. Poi, ripeto, sta nascendo a Pescara, questa è un'emittente più vicina dal punto di vista geografico, non politico, alla Grande Pescara. La Grande Pescara sarà un ente fortissimo che amministrerà 550.000 persone. Secondo me noi dobbiamo dialogare molto anche con la Grande Pescara, ma principalmente con l'Aquila. Siamo aree interne, siamo capoluoghi di aree interne, dobbiamo fare in modo, con una rinnovata forza e con un rinnovato dialogo, di non correre il rischio di un'ulteriore divaricazione dell'Abruzzo, perché ultimamente alcune cose si stanno spostando troppo sulla costa sud. Adesso sentiamo anche l'ultima domanda di Tania Bonici Castelli. Uno sguardo ai giovani. Allora, come fare a convincerli a venire a studiare a Teramo? Magari rimanerci, fare una famiglia e allevare i propri figli. Allora. Sì, il tema che poneva... È una cosa che comprende giovani, anziani, famiglie. Ecco, perché venire a Teramo? Come facciamo a riportare le persone a Teramo? Ma innanzitutto, ecco, il tema delle politiche giovanili, poi mi piace molto la questione dei giovani, perché di cui forse si è parlato poco in questa campagna elettorale, è centrale.
è un tema centrale. Nel corso di questi anni non abbiamo avuto delle politiche dedicate ai giovani, comunque a quello che giustamente diceva lei, cioè comunque a invogliare famiglie e giovani a rimanere a Teramo. È tutto collegato, noi dobbiamo pensare ad una politica che immagini un intervento sulle persone dalla loro nascita fino alla prosecuzione della loro attività lavorativa. Questo è molto importante, avere una visione così a 360 gradi, perché altrimenti ragioniamo a compartimenti stagni, facciamo interventi settoriali che non risolvono il problema. Ad esempio, per quanto riguarda il tema delle famiglie, una questione centrale è la tutela del patrimonio straordinario degli asili nido comunali. Questa è una questione fondamentale di cui forse si è parlato poco. Noi oggi rischiamo veramente di disperdere questo patrimonio straordinario. Dobbiamo intervenire con grande forza e grande convinzione per tutelare il patrimonio pubblico e mettere in campo una serie di azioni che consentano di dare una risposta alle famiglie stesse. Pensiamo alle lunghe liste d'attesa, che sono dovute in particolare al fatto che noi abbiamo strutture che non sono accreditate a causa proprio del fatto che non sono a norma non rispettano la normativa sismica. Quindi dobbiamo assolutamente intervenire con grande convinzione per consentire l'abbattimento delle liste d'attesa. Ovviamente l'intervento sulle scuole deve essere fondamentale, come dicevo prima, legato alla sicurezza sismica, ma mettere in campo una politica scolastica puntuale, centrale. Dell'università ne abbiamo già parlato, insomma, quindi comunque deve essere centrale nell'azione dell'amministrazione comunale, e ovviamente mettere in campo una serie di azioni legate all'economia e al lavoro riferite ai giovani. Noi abbiamo nel nostro programma una serie di azioni e di interventi legati ad esempio a favorire il cosiddetto co-working comunale, cioè quegli interventi e quelle azioni che consentono introdurre anche delle agevolazioni per il lavoro giovanile. Pensiamo ad esempio a una verifica, un censimento di tutti gli immobili del territorio comunale, destinando alcuni di questi immobili inutilizzati proprio all'attività di co-working, introducendo anche contestualmente delle forme di agevolazioni fiscali per le attività che favoriscono l'assunzione di ragazzi, insomma, al di sotto di una certa età, nel rispetto ovviamente sia delle previsioni di bilancio che delle previsioni legislative. Sentiamo Gian Donato Morto. Ma per convincere, inizio con una battuta, per convincere ragazzi a venire a studiare a Teramo bisogna raccontargli la mia storia. Venite a studiare, vi candidano a sindaco. È così, però era molto più accogliente una volta. Credo che il problema sia principalmente di offerta universitaria. È vero che abbiamo delle ottime facoltà, però è chiaro che se veterinaria sta diventando un'eccellenza in Italia e ci sono delle ragazze israeliane e anche europee che vengono a studiare qua, nel mio condominio ad esempio, certe volte in ascensore devo parlare inglese. È un fatto bellissimo. E per alcune cose c'è questa azione rubefacente. Probabilmente alcune diciamo, facoltà classiche, forse perché alcune professioni sono in crisi così, vedi giurisprudenza, il numero eccessivo, hanno delle difficoltà di attrarre, perché poi non ci sono più le condizioni di una volta, perché ricordo che questa era un'università del centro-sud, ma non c'era l'università di Foggia, non c'era la sede distaccata di Avezzano. Le cose cambiano e quindi anche l'evoluzione. Poi bisogna anche parlare anche con le associazioni che rappresentano, parlo proprio di questa cosa di come far venire le persone qua, i giovani a Teramo, e credo che bisogna ripristinare qualcosa che se lo fanno in altri stati anche qua. Bisogna riprendere il discorso della casa famiglia, un ragazzo ospitato ad esempio lo fanno in alcune città del nord, da coppie di anziani a un canone limitato. Bisogna convincere ad avere un'altra offerta. È chiaro che avendo fatto quella opera che è bella a Colle Parco, però oggettivamente anche l'impresa privata, qualche costruttore poteva pensare invece di fare il giardinetto a fare dei locali commerciali, non dei recinti chiusi, perché praticamente i ragazzi sono all'università, possono prendere solo il caffè alla macchinetta e poi partono. Chiaro, ci vogliono un'accoglienza, un calmiere anche degli affitti, queste cose qua, e poi bisogna migliorare il trasporto universitario con delle difficoltà che avremo in futuro, chiunque farà il sindaco, perché il nuovo bando, perché c'è tutta una normativa europea
e adesso c'è già contenzioso, il nuovo bando sarà un bando regionale, non rimarrà solo esclusivo di Teramo, dove fa il suo bando, aggiunge delle cose e poi viene aggiudicato. Probabilmente bisogna seguire l'evoluzione, so che ci sono già dei ricorsi in atto da alcune società che operano nel trasporto pubblico locale, questo è un problema da risolvere, ma in prospettiva, se non stiamo attenti, può peggiorare, quindi bisogna stare molto attenti su questa cosa. Proseguiamo sull'argomento futuro giovani università, anche perché mi è sembrato un argomento molto caldo in questa campagna elettorale, molto trattato, e andiamo a sentire il tema che ci pone l'ultimo contributo, che è quello del neorettore dell'università, Dino Mastrocola. Sentiamo. La cosa che mi interessa maggiormente è capire se il nuovo sindaco vuole far sì che Teramo diventi una città universitaria, con tutto quello che ne consegue. Quindi proprio un coinvolgimento diretto dell'Ateneo nella vita della città, ma anche in qualche modo l'utilizzo dell'Ateneo per la vita della città. Quindi se ritiene che Teramo possa o debba diventare una città universitaria e come? Allora, ripartiamo da Gian Donato Morra, un tema, quello posto dal Rettore, a cui in parte avete già risposto, però c'è un elemento in più, che come utilizzare quelle strutture di Colle Parco, mi sembra di aver capito anche dal Rettore, prego. Una battuta, Teramo è già una città universitaria, lo deve migliorare e deve proiettarsi verso il futuro. Il rapporto utilizzare l'università con, diciamo, come amministrazione comunale, sì, utilizzando l'università anche l'amministrazione comunale, in un rapporto sillagmatico. Noi dobbiamo fare le cose insieme, non esiste qualcuno che si offre e collabora, ma lo si fa insieme sulle varie tematiche. È chiaro che già ci sono delle esperienze positive, ad esempio ci sono tanti ragazzi che stanno facendo i corsi di formazione successivi alla laurea in tribunale e non sono, ci colleghiamo alla domanda di prima, solo teramani, ci sono anche ragazzi, ho visto, perché io ci lavoro in tribunale, io non ho mai lasciato il mio lavoro, ragazzi di Lanciano, ragazzi di Capistrello, tante persone che stanno lavorando a Teramo in un tribunale che rimane ancora, diciamolo, perché sennò ci facciamo prendere dal pessimismo cosmico, uno dei migliori tribunali d'Abruzzo. È un foro qualificato, dobbiamo continuare a dirlo, e ho saputo proprio oggi che arriverà qualche nuovo giudice, perché poi la qualità deve essere anche portata avanti dai numeri di chi se ne occupa. Chiaro, l'università bisogna cercare di migliorare la fruizione su, e bisogna anche cercare di spostare qualcosa in senso di collaborazioni. Perché no, nel nuovo ospedale, nella ristrutturazione del nuovo ospedale psichiatrico, io ci vedrei dei corsi di formazione, ci vedrei anche qualche facoltà, magari qualcosa di specifico. Ad esempio c'è il nuovo DAMS a Teramo, il nuovo sindaco penso che la prima cosa da fare sia mettere insieme il DAMS e il Braga, per dire, signore, ma vi siete scambiati almeno un numero di telefono? Cioè, perché credo che sia tocchi al sindaco, poi facciamo anche gli auguri al nuovo rettore, non ho avuto mai occasione di porgergli, quindi auguri per la nostra futura collaborazione. Però ripeto, qui ci sono tanti enti, non c'è solo il comune a Teramo. Ma veterinaria e lo zooprofilattico hanno dato il meglio di sé insieme, o probabilmente lo stanno dando in maniera separata? Sono due eccellenze, se le mettiamo insieme saremmo il top in Italia. Forse è il caso che il sindaco possa fare il collante, possa stimolare con garbo, però in alcune cose, quando poi si chiudono si chiuderanno a compartimenti stagni, stigmatizzarli in maniera elegante. Un sindaco pungolatore. Sentiamo D'Alberto. Sì, oltre che associarmi agli auguri al nuovo rettore, in realtà su questa domanda ho già risposto in precedenza e vorrei tornare però su una questione. Io non credo che Teramo abbia le potenzialità enormi di essere una città universitaria. Non lo è perché le scelte che la politica ha messo in campo in questi anni non sono andate in quella direzione. Se noi non prendiamo atto di questo, non abbiamo la consapevolezza in primo luogo delle potenzialità che l'università ha e delle potenzialità che può offrire
alla città. E quindi dobbiamo fare una serie di interventi che vanno in questa direzione. In parte ne ho già risposto in precedenza, quindi una collaborazione istituzionale permanente che non c'è stata in questi anni, la necessità di favorire un dialogo tra la comunità studentesca e la comunità cittadina, perché c'è una consapevolezza che tutti dobbiamo acquisire. Sia Teramo che l'università oggi giocano una partita di competitività enorme nel panorama regionale. Teramo perché deve recuperare il suo ruolo di città capoluogo di provincia e di centralità nel territorio provinciale, e indubbiamente il ruolo dell'università su questo tema è fondamentale. Quindi Teramo città universitaria e quindi il valorizzare la vocazione universitaria della nostra città è fondamentale per restituire il ruolo di città capoluogo di provincia, la sua centralità, mettendo questo sì a sistema l'università con le altre eccellenze del territorio, perché si possa produrre attraverso così la ricerca e l'innovazione anche economia e lavoro. Questo è centrale ed è fondamentale. Ma anche l'università ha un bisogno enorme della città, perché vive una situazione di competitività nel panorama regionale enorme. E indebolire, non puntare sull'università significa indebolire l'Ateneo, e indebolire l'Ateneo significa far perdere attrattività nell'ambito regionale, in primo luogo, ma non solo, pensiamo anche per le singole facoltà a livello nazionale. Questo è fondamentale ed è centrale capire proprio questo rapporto e questa corrispondenza biunivoca che c'è tra i due enti. Altra questione, il Comune deve fare tanto, ma deve fare tanto anche l'università. Cioè l'università deve avere una consapevolezza del ruolo che può svolgere. Io penso agli anni, qualche anno fa, insomma, quando svolgevo più attivamente il ruolo di così, prima studente e poi docente all'università, c'era un rapporto osmotico, quasi umano, tra il personale universitario, il personale docente e la città, che oggi purtroppo io fatico a percepire. È fondamentale quindi creare una connessione, magari organizzare eventi insieme, eventi collegati con la partecipazione degli studenti, anche la vita dei docenti universitari, la partecipazione dei docenti universitari alla vita sociale, umana e culturale della città è fondamentale per creare questo rapporto osmotico che oggi purtroppo non c'è. Siamo arrivati praticamente in chiusura della nostra trasmissione, adesso non resta che farvi fare l'appello, come già avvenuto in precedenza nelle trasmissioni che abbiamo fatto all'università, per l'appunto all'Università di Teramo. E quindi Gian Donato Morra, un minuto per il suo appello agli elettori. Ringrazio sicuramente chi mi ha dato il consenso. Abbiamo fatto una campagna elettorale molto qualificata. Credo che solo gli ultimi giorni abbia visto qualche piccolo picco di nervosismo, ma forse non dipende dai candidati, ma dipende dal mondo del web, dalla piazza virtuale. Io credo di aver impresso in questa campagna elettorale una forza, una passione che poi mi ha portato a parlare e a farmi comprendere non solo da chi mi ha già votato, ma da una gran parte dei cittadini. Voglio continuare in tal senso perché credo che la città abbia bisogno di una guida forte, di una guida certa, ma anche di una guida rispettosa delle differenze, rispettosa anche di tante problematiche, e credo che con l'esempio quotidiano e con l'esempio della propria vita ci si possa proporre con serenità. Io mi propongo per governare bene Teramo. Questo è l'appello di Morra, sentiamo anche quello di Gian Guido D'Alberto. Sì, la stagione che si apre per Teramo è una stagione decisiva per il suo futuro ed è la stagione della rinascita di una città che, come abbiamo detto prima, deve recuperare il suo ruolo di capoluogo di provincia. Noi abbiamo un'esigenza forte, abbiamo percepito e percepiamo un'esigenza forte che è quella del cambiamento, che si è di fatto già concretizzata il 10 giugno con il voto del 10 giugno. Si è aperta questa nuova fase, una nuova fase nella quale noi ci proponiamo per consolidare con grande forza questa volontà di cambiamento, perché in modo molto chiaro noi ci proponiamo con un progetto di discontinuità rispetto al passato. Io penso che questa città abbia bisogno di una inversione di tendenza rispetto all'esperienza passata, e non possiamo consentire che venga riconsegnata agli stessi protagonisti della passata amministrazione, perché di fatto non votare noi, non votare il nostro progetto, significa riconsegnare la città, nel momento in cui vive il passaggio decisivo per il suo futuro, ai protagonisti del passato, e questo non possiamo assolutamente accettarlo. Allora, ecco i due appelli al voto. Io ringrazio per essere stati con noi questa sera Gian Guido D'Alberto, candidato per il centro-sinistra
al sindaco, al comune di Teramo, grazie per essere con noi. Gian Donato Morra, candidato del centrodestra, anche lui. Buonasera. Grazie, chiaramente a tutte e due in bocca grazie al lupo voi, per questo finale di campagna elettorale. Ringrazio anche le due colleghe che hanno con me condotto questo dibattito, Valentina Procopio. Buonasera. Grazie Valentina e Tania Bonici Castelli, grazie anche a Tania. Chiaramente l'appuntamento per quanto riguarda le elezioni con TV6 prosegue, non ci fermiamo qui, ci sarà la diretta elettorale nella notte dello scrutinio a partire dalle 22:30 circa, seguiremo poi tutto lo scrutinio e vedremo chi sarà il sindaco di Teramo e anche il sindaco di Silvi con i due collegamenti in diretta. Grazie ancora e buona serata.